Marco Oltrona Visconti, Display Magazine, siamo qui con Schneider Dirk Alexander, direttore sviluppo e espansione dell'insegna di M-Mark. L'insegna di M-Mark è quella che in Italia si definisce category killer, diciamo, perché si è posizionato su appunto un segmento di prodotto che sta avendo molto successo. Da qui la vostra espansione è molto veloce, cioè dal 2017 avete aperto già 34 punti di vendita. Allora, attualmente siamo al numero 20. Okay. Numero 20 che abbiamo aperto la settimana scorsa a Milano in via Pisani, e entro la fine dell'anno calendario, quindi fine 2019, avremo sicuramente i 32 punti vendita, mentre il nostro anno aziendale che finisce fine settembre arriveremo a avere 28-30 punti vendita. Il planning, se non sbaglio, è di 20 punti vendita all'anno circa come diciamo obiettivo. Sì, corretto. Allora, l'obiettivo è di aprire tra 20-30 punti vendita, possibilmente stare proprio sui 30 punti vendita, in quanto l'idea era di arrivare in un arco di 4 anni a quasi 100 punti vendita. Perfetto. Ecco, parlavamo prima di posizionamento di prodotto. Quali sono le linee di prodotto su cui puntate maggiormente, cioè le merceologie? Allora, le merceologie, ovviamente noi siamo un negozio di benessere e bellezza, cura della persona e ovviamente alimentazione biologica. Quindi noi siamo nati come un drugstore classico e da lì ci siamo spostati, e questo si vede anche un po' all'interno dei nostri punti vendita, dove curiamo molto il benessere del cliente. Ecco, vi distinguete anche per un posizionamento di prezzo molto basso, cioè per un'offerta comunque molto accessibile a tutti i consumatori, diciamo un'offerta che possiamo definire democratica in qualche modo, e però nello stesso tempo riuscite a garantire comunque un visual di qualità molto elevata. Ecco, cosa vi interessa curare soprattutto dal punto di vista delle strutture sul punto di vendita, delle attrezzature? Allora, per noi ovviamente è importante che il cliente, quando entra, si orienta facilmente. Questo si vede già dal momento che io gli scaffali centrali li vedo bassi, quindi il cliente che entra capisce al primo sguardo già cosa è l'offerta merceologica, tenendo bene in vista i prodotti principali. Quindi all'ingresso mettiamo il settore bellezza, che poi segue una certa logica che finisce poi solitamente con la parte alimentare. Ecco, tornando al prodotto, voi riuscite anche qui a garantire un mix molto particolare tra, chiamiamole, private label, quindi prodotti private label, marchi del distributore, e anche invece marchi industriali veri e propri. Ecco, qual è la percentuale più o meno su cui vi posizionate tra le due categorie di prodotto? Attualmente è ovviamente un po' prematuro parlare già delle percentuali, in quanto siamo da un anno e mezzo operativi, ma vediamo che l'incidenza in Italia del private label, di cui ne abbiamo di tutti i settori, per nominare alcune, Balea per esempio, o Sanft und Sicher, Sundance, che sono alcuni label che il cliente anche internazionale conosce, sono comunque molto richiesti, e soprattutto anche in Italia l'incidenza rispetto ad altri paesi è molto alto, e questo vuol dire che il consumatore italiano ha molta fiducia anche in questo marchio, che in teoria non potrebbe conoscere. Ovviamente la percentuale si sviluppa strada facendo. Quindi è in crescita comunque, conferma la crescita del vostro, dei marchi propri. Sì, conferma la crescita, e anche che siamo molto contenti, perché siamo oltre delle aspettative. Grazie Alexander, arrivederci al prossimo marchio. Arrivederci, grazie.